Ciao a tutti e benvenuti, io sono Ariar e torno a giocare ad Inside. Prima o poi dovrà essere finito, insomma non è che posso fare un gameplay di 18 ore. È fatto anche di tanti sbagli e di tanti tagli, ovviamente. Ok, partiamo aprendo la porta. Ok, i manichini li abbiamo fatti già partire. Speriamo di arrivare salvi. A questa parte. Ok, mamma mia. Ci ha salvato. Dai, 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 lo so che ti vieni a mettere qui. Qui bisogna aspettare che passa nel mentre. E lo so, ci sono morto un po' di volte, ve la faccio vedere spedita questa. Il nostro povero Elliot che va in questi meandri desolati, industrial, proprio... Mazza come... Industrial. Vai, su, apri. Ui. Per forza giù dovevamo andare, giusto? Per forza. Scendi. Un po' più di tranquillità da questa botte d'evento che non si sa che cosa sia. Il cazzo, pure sotto ci stanno, ma che è? Un'altra. Eh no. E non si esce da qui. Dai, 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 esci, bello. Su che ti stai a affogare. Pesantezza, ragazzi. Non gliela fa più, povero Elliot. Dai, su. Dai che ce la puoi fare, Elliottino. Ok. Andiamo lassù, sicuro. Dondoliamo. Ok, devo prendere quello. No. Ce l'ho fatta. Ammazza, alla prima botta. Grande. Uff. Una sofferenza sto gioco a giocarlo, ragazzi. Posso pensare che voi pensiate che sia semplice, ma non lo è. Non lo è. Qui si va sott'acqua. Ah, posso. Pensavo che potevo risalire, invece. Si va di qua. Oddio, il capellone! Che stai a fare, capello? Tutto attaccato con queste cose qua. Ma che sei, mezzo morto? Sei morto? Sei vivo? Che sei? Un altro, sempre quello. Mazza quanto facevano lunghi questi capelli. Allora. Credo di aver trovato. Perché devo andare sopra, ragazzi. Era troppo alto per arrivare su con questo, quindi come nel vecchio enigma, quello per tirar giù, non so se qui si scende, mi sa. Quello per tirare giù gli altri automi, vi ricordate quello appesi? E c'era il fatto che dovevamo mettere sotto
quella cassa sotto a questi cubi, quindi. Ah, si va sotto. Acqua. Ma è vivo o morto questo? È vivo! Mortacci tua! Mortacci tua! Mortacci tua! Mortacci tua! Mortacci tua! Ho capito che devo fare. Speriamo di farcela, ragazzi. Oh, sapevo che ce n'era un'altra. E salgo su. Ciao, divertiti. Ah, e mo? Come te metti? Come te metti? Come te metti? Non te metti. Ok. Ciao bello, stammi bene? No, non ci posso arrivare là. Che c'è laggiù? Mi sembra una porta. Da qua si vede una porta. Devo arrivare là sotto. Vattene, non ce la farò mai, non ce la farò mai, non ce la farò mai, non ce l'ho fatta. Sta merda arriva sempre un pelo. Sempre un pelo arriva. E vattene. E qui dove vado? Dai, rieccolo. Ah, arrivo. No, stavolta non mi raggiungi, non mi puoi raggiungere. Mazza quanto piotta però. Oh. Non può stare qua, io devo andare più avanti. Non può stare qua. C'è un pulsantone qua sopra che non, peraltro non avevo visto. E lo devo attirare da qua, ragazzi. Ok, adesso sei più lontano. Resta lì, te muove, eh? Capito? Bello mio. Me freghi corca. Che è sta cosa? Buono, 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 buono che solleviamo dalle palle. Ecco fatto. Ciao Ciccio. È stato un piacere, finalmente, meno male. Ma ho sollevato da mezzo, mazza che palle sto coso. È un'ansia. Saliamo su. Le ambientazioni sono. Poi con l'eco e questa musica di sottofondo, che c'ha poca colonna sonora a sto gioco, però. Gli effetti sono strabilianti. Sono. Proprio, secondo me sono strepitosi. Poi. Magari sono io che mi piace troppo, boh. E le ambientazioni, per quanto sia un 2D. Sembra di stare in un posto estremamente vasto, grande, capito? Cioè, per come è fatta la profondità. Oh, si spinge, vai. Aridaglie, arinamona. Oh, aridaglie, ma non te ne eri andato? E vattene, basta. Mollami. Che stiamo qua? Qui ci sta. E magari se me ne ci metto sopra. Oh, non faccio tempo, 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 non faccio tempo! Ho fatto un tempo. Mamma. E mo' puoi uscire da là? Te devo attirare di qua. Speriamo che lì ci resta. Che se seguisse il rumore dei passi, sarei fregato. Momenti ne la faccio manco io. Dai che mi sto affogando. Dai, 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 dai. Ora, dove devo andare? Andiamo giù. Ah, si passa da qua. A posto. Vai, su. Ci siamo arrivati, dai, ci arriviamo. Oh. No! Ma dove è uscito questo? Niente. Non muoio? Non muoio. Ma ormai mi ha ammazzato, che fa? Guarda come queste zampette, guarda, là.
Non dà la mano. Sempre più buio. Tiè, botta di luce. Io sono morto, niente, le segui, che fa? O mi sta portando nel suo mondo? Oh, che carino, mi ha attaccato una specie di spinotto sull'ombelico. I pesciotti. Si è staccato il filo perché è corto, che? Anzi, i pesci ci stanno qua sotto. Ma la terra praticamente è stata tutta sommersa. Stiamo assistendo, che cosa? A una nuova glaciazione, che ne so, alla fine del mondo, a un'inondazione. Cosa abbiamo assistito? Che è sto a fare qua? Sto coso nero? Col cavo attaccato? Qualcosa ci guarda? Sembra un naso quello. Ma che? Cavalluccio marino. Oh! E se stiamo a affogare? E non proprio. Buonasera. Vi lascio gustare la musica. Perché l'atmosfera di questo gioco no, pensavo che era qualcosa, ho dato una craniata. Ah, si è aggiunto un altro pesciolotto. E qui mi sa che tocca aspettare però. Attenti. Ah, non mi faccio entrare. C'è un maniglione che si apre? No. Ah, cos'era? Ha tagliato qualcosa in tre parti. C'è un altro qua, meno male. Ma sto gioco ti vuole uccidere. Dai, e che schifo. Guarda, guarda i piedi dove stanno. Andiamo a da qua. Mamma mia. Deve stare sulla fogna della morte nera, mo ci manca soltanto che scappa fuori quel biscione della fogna. Occhio, merda. La luce mi acchiappa. Il mondo si è messa all'ombra qua. Ma che mi tocca fare?
Per culo, eh? Per culo ci sono passato, mo. Oh. Già sta qua, quindi qui dovrei essere salvo. Sì. Mo' rivattene perché... Oh, oh, pelo, pelo, oh, oh, vaffanculo, fino a là mi ha fatto via un corpo. Un'altra volta con sto coso bianco e nero, di solito si va a finire là dentro. Vediamo un po'. Oddio, 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 che non mi sfragno. Perfetto, l'ho fatto due o tre volte. Ci ho messo. Guardate che è successo veramente di tutto. E adesso vi faccio vedere come si fa. Ho fatto il taglio proprio perché ci ho passato 20 minuti almeno per fare sto pezzo, ragazzi. È qualcosa di. Solo averlo pensato, guarda. Guardatelo. Capito? L'unica maniera che avevo, guardate. Non è finito, eh. Non è finito, ragazzi. Cioè. Te vedo che ci stai 20 minuti, figlio mio. Allora. Guarda. E adesso torniamo indietro. Strepitoso, strepitoso. Qualcosa di strepitoso, veramente è successo con questo gioco, qualcosa di veramente, veramente strepitoso. Per usare questo quadro io ve lo faccio vedere così, non, ovviamente ho tagliato la parte quella che... Guardate adesso, eh. Cioè... Avete capito? È veramente strepitoso questo gioco. L'idea proprio che dell'acqua, dell'inversione di gravità dell'acqua. L'acqua sul soffitto, praticamente. Eravamo in quella foresta. Guarda dove siamo arrivati, Elliot. Guarda. Fantastico. Ok, adesso si sale su, per forza. Rieccoci. Rieccoci così, agli automi. Qui ci deve essere qualche dispositivo per controllarli? Forse qua sopra? Ah! Ottimo, ottimo. Oh!
Ti sta una cariga col muletto. Oh, va piano, eh? Tu, cara mia, mi sa che mi sei utile qui per bloccare la porta. L'idea è... quella. Ah, la posso trascinare, ottimo. La posso trascinare pure nuotando. Tanto non c'ho più problemi di aria, quindi. Qui dentro là stanno parlando alle spalle, non si sono accorti che l'acqua è scesa e salita due volte. Sbagliato. Ho capito. Ciao, sono arrivato. Pareva che questa dovesse servire per tenere aperta quella porta o per aiutarci a scavalcare là. In tutti e due i casi non ci sono riuscito perché adesso vedete. Se è come penso, credo di sì. Ok, guardate quando si chiude? Adesso. Qua invece no. Quindi con un saltino. Geni, geni assoluti, ragazzi. C'ho tanto il vago sentore che quelle siano mine. Tutti sti poveretti qua sotto? Li voglio liberare. Guarda quello. Bastardi. No, questa catenella non si può tirare, quindi non ci posso far niente. Porelli. Questo si è rotto la capoccia, però. Guarda che si alzano tutti. Che me lo fa? Oh. Ah, state solo vicini, non è che mi state a rompico io. Ah, guarda quella meba là. Ma che sta a fare là per terra? Sono tutti cloni. C'è un braccio qui. Ok, mo venite con me. Provo a liberarvi, ma che schifezze siete. Beh, mezzi viscidi qua. Ok ragazzi, qui mi dovete lanciare là sopra, c'ho proprio sto vago sentore io. Bravi. Non ci si arriva là, com'è? Forse qui, o forse è la stessa altezza, secondo forse qui ci arrivo meglio. Vedi? Grazie ragazzi, eh? Bravi, seguitemi. Vabbè, forse lo potevo fare pure da sotto, però. Ok,
Non mi fidavo. Via, via. Dai, 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 dai. Bui, casca in testa tutto. Vuoi vestirti? Ma ormai mi seguite in automatico perché mi ha impiantato quell'affare, quel capellone. Quindi mi ha aiutato a liberare il suo popolo. Il mio popolo, probabilmente, sono tutti come me. Ragazzi, qui le nostre strade si dividono. Ecco fatto. Vabbè. Un rumore sordo. Ma no, ma mi sa che ce l'ho andata pure io, inutile che... Prendetemi al volo, ragazzi, Grazie. Grazie di nuovo. Mazza, ho fatto veramente un favorone proprio, ho fatto. Ho richiuso qua dentro. Io spero ci sia una porta qua sotto, perché sennò veramente sono una merda. Per un attimo ho pensato che fosse una torcia di qualcuno. Ragazzi? Mi venga a prendere? Credo, spero. Provo. No, occhio e croce, non vi venga a prendere. Dove siete finiti, ragazzi? Guarda dove stanno. Ma stavano là sopra. E come ve li prendo? Ce la fate a cadere sotto? Prego di sì. E dai! Cretini, andiamo. E poi non si dica che io vi abbandono. Sono un buon amico per voi. Non mi state troppo però attaccati, Non mi piace tanto sto contatto umano. Pure tutti i mezzi ignuti. Datemi una mano a sta porta, su. Voi, con voi è più facile, su. Massa, tosta pure con voi. Caddero tutti. Lì c'è sta uno che corre. Laggiù. Chissà se è uno dei nostri o uno dei loro. Ma come corre, pare di no. Andiamo, ragazzi, su, ce la fate a salire? Cazzarola, vi lascio qua. Mo che mi serviate che ci sono quei due stronzi laggiù. Tre. Laboratorio con macchinari. Vabbè, ma io sti poretti come li salvo? Mi devo salvare solo il culo io. Questa? Povera. Non so perché ho dato per scontato fosse femmina. Esperimenti, guarda. Non mi caga questo. Se li stanno tutti a guardare, io invece non mi hanno cagato di pezza, ma io devo andare qua sopra. Perché la mia storia non è guardare, è farla la storia. Andiamo più su. Tutti guardano a destra, andiamo a destra. Ciccio, ci sta in piedi, Avete creato? Chi siete? Sì, ma quanti siete? Non fa tutto... se sono girati, ma io me sono dato.
troppo distratti da quello che sta accadendo lì e da non accorgersi della mia presenza, o quantomeno dall'ignorarla. E io vedo. Guardate, questo sto pezzo è veramente molto molto facile, molto intuitivo. Sembra, poi magari abbiamo toppato qualcosa e ecco lì. Guardate che ambientazioni, che scenari. Qui mi sembra che siamo alla base della vasca che stavano guardando i tizi qua. Noi respiriamo ormai sott'acqua. Ho paura che dovevo prima. La faccio perché le ventole sono ancora più, sono più lente. Dai, 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 taccate, 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 taccate. Wow. Eccoci. Cos'è? Tutto nudo mi hanno fatto. Eccomi qua. No. E che cos'è? Ma che è sto schifo? Ma è sangue quello, che schifo. Che cazzo avete fatto? Ma chi siete? Una palla de necromorfi qua, ma che schifo è. Mancavo io? Basta Matic, la forza di 20.000 braccia qua. Mo besponnamo, vedi, qualsiasi alterazione genetica, qualsiasi abominio. Andiamo, miei prodi, alla libertà. Io con questo schifo gelatinoso, beh. Aiutatemi ragazzi, fatemi salire che torno su e faccio un culo come un secchio a tutti. Sì. Bella che sembrerebbe che non voglia fare male a nessuno, ma vuole solo scappare, la creatura fatta di tutti questi amebi. Dove vado?
non riusciamo a salire, perché? Che spettacolo, ragazzi. Ogni esperimento genetico può sfuggire all'uomo, come in questo caso sto sarsiccione. Questa è la morale, credo, alla base di questo gioco, credo. Elliot, tu sei? Ecco fatto. Credo tu sia, vedi, tutti zaccherati di sangue. Credo tu fossi il responsabile, se non erro, vero? Di tutto questo. Il presidente, guarda che fine che hai fatto. Ah, vedi. Che culo se stanno a fare tutti quanti? Ve magno, mastico, cani, brutte merde. La mia vendetta sarà. Ah, però non li uccide? Che ci posso mettere qua? Trave. Ve potessi schiacciare, cani di merda. Ci fai passare? Grazie. Bravo. Cioè, pur di non farci stare lì. Se sa mai portamosela. Niente, non ci possiamo suicidare, quindi la fine non è questa. A questo punto prendiamo questo fregno. Eh no. Aie, presa! Ah, vedi? Che presa, ragazzi! Stiamo a fare i danni! Il nostro abnorme pensante che risolve gli enigmi. Ooh.
ci sentite? Facciamo un gran rumore ormai noi esseri enormi. Grandioso ragazzi, grandioso. Devo approfittare però perché nel guardare la bellezza... Tiè, ridammi la caricata, su. Meraviglioso. Ci hanno fottuto. Mi sa che ci hanno fottuto. Ma noi non ci arrendiamo. Pensavate di tenerci proprio segregati dentro questa cisterna? Vi credevate questo? Vi siete cresi male? Non ci potete fermare. Non è possibile. Guarda voi, vai. Siamo fuori ragazzi, siamo fuori, al mare, bellissimo posto, siamo stanchi ma siamo fuori e credo che questa sia la fine, eh sì, questa è la fine ragazzi, gioco ragazzi strepitoso, veramente strepitoso, non, niente da dire, bello bello bello, mi ha appassionato tantissimo e... veramente strepitoso, fa anche un po' riflettere comunque sia, a parte non eravamo molto abituati con Limbo, no? Però era diverso come gioco, il concept era quello, ma questo l'hanno un po' semplificato, ma con una trama veramente sotto molto, molto cruda, perché alla fine se andiamo a vedere praticamente è un gioco che sembrerebbe essere molto, in maniera molto evidente anche contro gli esperimenti di genetica in pratica, gli esperimenti sugli uomini, gli esperimenti sui cloni, tutte queste cose qua, quindi bel tema, bella trama, bel gioco e speriamo che vi sia piaciuto. Da Ariar e da Inside un attimo, un bel applauso a Playdeads Studio e al prossimo video, ciao!